Ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Federica, sono una ballerina professionista, vivo a Praga da 5 anni e sono vegana da oltre 10 anni. In questo video vi mostrerò cosa c'è nel mio frigo e cosa c'è nella mia dispensa. Faremo un viaggio nella mia cucina alla scoperta di tutti i cibi che consumo quotidianamente. Vivo qui a Praga col mio ragazzo da quasi 3 mesi in questo appartamento nuovo e siamo entrambi vegani. Di conseguenza, secondo me sarà molto interessante mostrarvi cosa mangiamo quotidianamente. Io sono una ballerina professionista, quindi sono una sportiva, ma anche lui fa moltissimo sport, quindi la nostra alimentazione è per così dire l'alimentazione tipica di tutti quegli sportivi che seguono una dieta vegetale proprio come noi. Ma perché noi mangiamo vegetale? Consumare alimenti di origine animale, quale latte, carne, uova e derivati, purtroppo vuol dire supportare e finanziare delle industrie che quotidianamente massacrano e uccidono in modo brutale degli esseri senzienti che non vogliono morire. Se non avete mai visto con i vostri occhi ciò che accade a mucche, maiali, galline e polli e tanti altri animali in queste industrie, vi rimando al documentario su YouTube gratuito Dominion, che c'è anche in versione italiana. Per fortuna la comunità scientifica e i migliori nutrizionisti nel mondo hanno confermato che è possibile ricavare tutti i nutrienti di cui abbiamo bisogno attraverso un'alimentazione vegetale ben bilanciata a qualsiasi stadio della nostra vita, a qualsiasi età e a qualsiasi livello di attività, quindi anche per sportivi. Questa è un'ottima notizia perché possiamo benissimo essere forti, sani e in salute senza dover contribuire a tantissime violenze che accadono ogni giorno agli animali. Oggi infatti vi mostrerò appunto cosa mangiamo per essere forti, sani e felici e spero che questo video vi piacerà. Prima di cominciare, iscrivetevi al canale per non perdervi i prossimi e supportatemi con un pollice in su. Partiamo subito. Prima tappa, il nostro frigo, che inaspettatamente non contiene soltanto insalata. Ora vi farò vedere nel particolare cosa abbiamo dentro. Ecco il nostro frigo e parto nel descriverlo dall'alto, dalla nostra cosa preferita, ovvero i datteri freschi. Questi qua penso che siano Mejul, non ne sono sicura, ma sono il nostro snack, il nostro dolcino preferito dopo cena. E in questa confezione qui ci sono degli snack che ha preparato la mamma del mio ragazzo, delle barrette fatte in casa. Poi abbiamo gli yogurt, la nostra marca preferita è la Alpro, ma utilizziamo anche quello della Soiade, che è biologico. In ogni caso lo sciogliamo sempre naturale, senza zuccheri aggiunti. È uno yogurt di soia che contiene ben 4 grammi di proteine per 100 grammi. Di conseguenza una porzione da 200 grammi ne contiene ben 8 grammi di proteine. E in Italia sicuramente ne vendono moltissimi tipi del genere, vi lascerò magari una fotografia di quelli che compro solitamente in Italia. Poi abbiamo la sezione proteine, ovvero tofu e tempeh. Di tofu compriamo solitamente due tipi. Questo qui è un tofu al naturale, che anche lui contiene 13 grammi di proteine per 100 grammi, quindi una porzione sono ben 26 grammi di proteine. Ma poi abbiamo anche altri gusti di tofu, che sono sicura si possono trovare ovunque. Questo qui è marinato e cotto al forno. Poi un altro tofu che ci piace molto è questo qui affumicato, che ha un sapore buonissimo, che ricorda la scamorza affumicata a parer mio. Altra proteina, il tempeh, che è un alimento stupendo nell'alimentazione vegetale perché contiene ben 17 grammi di proteine per 100 grammi e non è altro che soia fermentata. Ne abbiamo di due marche diverse, questo qui, ma anche di questa marca. Dipende molto dove lo acquistiamo, però il tempeh può essere trovato più o meno ovunque e viene fatto non soltanto con la soia, ma anche con altri legumi, per esempio i ceci. Passiamo poi ai pomodorini, che ci piacciono molto e ne teniamo sempre tantissimi in frigorifero perché li consumiamo quotidianamente. Qui abbiamo una sezione di meal prep, per esempio qui c'è un contenitore con una cosa che ho preparato ieri che sono riso con le lenticchie, anzi ve lo faccio vedere. Teniamo sempre in frigo della frutta fresca già tagliata, così che non abbiamo scuse nel consumarne di più. Poi qui abbiamo del riso con delle lenticchie e lievito alimentare in superficie, sarà un pranzo probabilmente per domani. E qui invece ho pure di patate con dei falafel fatti in casa, cotti in forno. Quindi abbiamo sempre qualche pasto in un contenitore pronto per essere portato in ufficio o al lavoro. Quindi abbiamo visto datteri, yogurt, tofu, tempeh, meal prep e qui l'ultimo scaffale dedicato alla rucola. Abbiamo sempre in frigo una verdura a foglia verde cruda che consumiamo, che può essere il rucolo spinacino e che è molto importante perché questo contiene moltissimo calcio, per esempio. Poi qui c'è una zuppa di verdure che ha fatto la mamma del mio ragazzo, che teniamo lì per consumare stasera sicuramente, dei cetrioli che io non amo ma il mio ragazzo sì.
Questo è del mango già tagliato e questo è del miele vegano che ha fatto la nonna del mio ragazzo a partire da dei fiori. Non so onestamente come, ma penso che sia una cosa bellissima. Qui poi reparto frutta e verdura, che è sempre pieno, noi amiamo la frutta e la verdura. Abbiamo due broccoli, quattro mele, queste qui sono mele biologiche, si dovrebbe vedere, sì, bio, e due arance. Mentre nell'altro scaffale abbiamo altra frutta, ovvero pesche, albicocche e pere. Quindi abbiamo sempre tanta frutta e verdura in frigo. Passando all'anta, vabbè, limoni, sempre. Questo qui è altro miele vegano, questo qua penso che sia marmellata, non lo so. Poi abbiamo, questa qui è una crema, tipo una panna vegetale, che utilizziamo nelle zuppe, per esempio, al posto del latte di cocco, perché preferiamo un sapore più delicato. E questa qui è panna di soia, da cucina, è buonissima, ve la consiglio se la trovate dall'Alpro. Questo qui invece è un patè di tofu che troviamo qui in Repubblica Ceca, ha gusto sapore di tonno praticamente, che mi piace moltissimo in realtà, anche se il tonno non mi piaceva in passato. Questa qui è una conserva di verdure sotto aceto, penso. Caffè che tengo in frigo per qualche motivo, mia mamma me l'ha insegnato, ormai faccio così. Poi qua abbiamo lo sciroppo d'acero, che utilizziamo per dolcificare ma anche per i pancake la domenica quando ci va di farli. Poi salsa tamari, salsa teriyaki per marinare il tofu, qua altra salsa di soia, cetriolini sotto aceto e poi bevanda di avena che può essere, noi alterniamo soia e avena. Ecco quindi il nostro frigo. Ora vorrei passare al freezer che è proprio qui sotto, che fa questo suono molto molto divertente. In cui teniamo solitamente legumi, questi qua sono ceci congelati, pronti all'uso, che ho cotto io in pentola a pressione. E questa qua era un cavolo verza che ho semplicemente tagliato da crudo e congelato perché era enorme. Poi qui abbiamo delle banane congelate che utilizziamo per fare frullati, un pane congelato e poi dei frutti di bosco aperti, che però in realtà ve li faccio vedere chiusi, che utilizzo molto spesso. Anche questi qua sono biologici e sono frutti di bosco misti. Poi nell'ultimo scaffale invece ci sono delle verdure surgelate come piselli, spinaci e verdure miste. Quindi questo è il freezer. A casa nostra non mancano mai le banane perché le amiamo, ne consumiamo tantissime al giorno. E io ci cucino anche delle torte, dei dolci, banana bread, muffin, quindi non possono mai mancare. E le compriamo sempre biologiche, ma questo è un discorso che vale per tutta la frutta e verdura. Sono tornata qui a parlarvi perché voglio fare una piccola parentesi circa il biologico. Tutto quello che avete visto nel nostro frigo, per quanto riguarda la frutta e la verdura, era biologico. Perché? Perché ci teniamo molto a spendere i nostri soldi in maniera saggia. Spesso il biologico costa di più, è vero, però pensiamo che sia un investimento a lungo termine per la nostra salute e anche per quello del nostro pianeta, ovviamente, perché le coltivazioni biologiche, non utilizzando pesticidi o comunque non in maniera esagerata, non solo fanno bene al nostro corpo, perché ci risparmiano sostanze tossiche per il nostro corpo che ovviamente a lungo andare potrebbero danneggiarlo, ma anche perché le coltivazioni biologiche utilizzano meno pesticidi e quindi danneggiano molto meno il nostro pianeta, l'ecosistema. Di conseguenza, quando è possibile, compriamo sempre bio. Troviamo spesso cibo biologico anche in offerta nei supermercati normali, e quello ovviamente è ideale. Però siamo entrambi d'accordo sul fatto che, quando possibile, compriamo biologico, visto che abbiamo entrambi la possibilità economica di farlo. Ma anche perché, a essere sinceri, il cibo biologico ha un sapore molto molto migliore di quello non biologico. Detto questo, è chiaro che se mangiamo fuori non ci preoccupiamo del fatto che non sia biologico, che non siamo fissati, ovvero se ci serve qualcosa la compriamo, anche se non è biologica. Però cerchiamo sempre di fare il nostro meglio e quando possibile compriamo sempre bio. Sopra le banane abbiamo questa piccola dispensa in cui teniamo qui l'olio di semi e c'è anche l'olio d'oliva dietro. Questo qui è olio di cocco che in realtà ho comprato una volta ma non compro più perché non uso moltissimo. E poi qui abbiamo le spezie. Scusate il disordine, però purtroppo le usiamo quotidianamente e tenere in ordine è abbastanza difficile. Abbiamo del dado vegetale per cucinare qualsiasi cosa. Questo qui è in versione in polvere. Poi cannella, che è la mia spezia preferita in assoluto. Qua c'è del pepe, della curcuma e del curry. Qui sono spezie di ogni genere, c'è rosmarino, basilico, origano,
di tutto: aglio in polvere, cipolla in polvere, altra cannella, perché praticamente abbiamo unito le spezie mie con le spezie del mio ragazzo. Qua c'è anche altro sale. E poi abbiamo un preparato per falafel della DM Bio che dobbiamo fare. Un preparato per budino alla vaniglia, che ancora non abbiamo neanche mai provato. E poi qua dietro teniamo solitamente le cose per i dolci, tipo zucchero vanigliato, lievito per dolci, che dovrebbe essere da qualche parte. E questo qui è il lievito di birra per fare il pane. E poi nulla, qua abbiamo dello zucchero, zucchero di datteri. E invece qui su teniamo i semi. Abbiamo semi di canapa, semi di zucca, semi di chia, semi di lino e semi di sesamo. E dietro ci sono anche le scorte che non abbiamo messo nei barattoli. E sopra ancora abbiamo delle conserve fatte dai nonni di Petri e del mio ragazzo, che possono essere frutta, verdura, sott'aceto, sott'olio, marmellate, e le teniamo lì. Quindi questo è il nostro piccolo angolo di spezie e semini. Accanto al frigo abbiamo questa enorme dispensa. Abbiamo davvero di tutto e di più qua dentro, ma partiamo piano piano. Abbiamo comprato in un festival che c'è stato qui a Praga una cosa come 20 di questi tofu, patè di tofu ai funghi, che amiamo, sono davvero buoni e sono molto versatili, hanno una scadenza molto lunga. Poi qui abbiamo delle cipolle anche in questo sacchetto e qui dei legumi in scatola, che possono essere ceci, qua abbiamo dei funghi, fagioli, piselli e carote, quindi più o meno qua le cose in scatola, anche se non le usiamo molto in realtà. Del latte di cocco che ho comprato una volta ma che non uso praticamente mai, perché usiamo la panna di soia come vi ho fatto vedere prima. Mandarini, non li ho comprati io, li ho presi il mio ragazzo, non so perché. Passando oltre, in un negozio all'ingrosso abbiamo preso questo pacco gigante di soia disidratata, che è perfetta per fare degli spezzatini. È altamente proteica, contiene tipo 50 grammi di proteine per 100 grammi. Questo pacco enorme ci durerà sicuramente moltissimo. Lenticchie rosse che utilizziamo tantissimo, anche queste in pacchi giganti. Fagioli bianchi, anche questi in un pacco enorme. E ceci, i legumi ovviamente sono i nostri preferiti. E qui dietro invece abbiamo delle lenticchie solitarie, non quelle rosse però, quelle marroni normali. Quindi qua è il reparto legumi secchi da cucinare. Poi qua c'è qualche bevanda, non so se forse del vino, non ho idea, che utilizziamo in occasioni speciali. E poi succhi di arancia che non abbiamo praticamente mai. Passando, questo è il mio reparto preferito in assoluto, è il reparto dei dolci, snack, barrettine, cose varie. Partiamo da questa, che oh mio Dio, è la crema spalmabile della Biscoff. Che sì, è vegana ed è davvero la cosa più buona del mondo, infatti noi ne abbiamo presa una volta e penso che non la compreremo più perché finisce in tipo 2 giorni. Poi, Amasake, passiamo quindi dal super alimento confezionato, pieno di grassi, non buono, una cosa invece molto molto sana, che è l'Amasake, che già ve ne ho parlato in questo canale sicuramente. È praticamente una crema di... questa qui è base di avena se non sbaglio, è fermentata ed è dolce naturalmente, cioè senza zuccheri. È un dessert senza zuccheri fermentato, è di origine giapponese, che vi consiglio di provare perché secondo me ha un sapore molto buono. Poi qua abbiamo snack, barrette, barrettine varie, barrette proteiche, questi qua sono della Flapjack, che sono anche bio. Onestamente le consumiamo abbastanza perché sono uno snack molto comodo e molto buono da portare via, però preferiamo farci sempre gli snack a casa. Poi qua c'è l'angolo cioccolato, no vabbè, devo prenderlo perché sono i miei preferiti. Questo qui è un cioccolato con le nocciole, si possono trovare vegani ovunque ormai. Cioccolato al marzapane, 70%, 70%, quindi noi siamo amanti del cioccolato. E piccolo spoiler, il cioccolato fondente è sempre vegano, ma controllate giusto per sicurezza, perché a volte mettono latte in polvere. Poi qua abbiamo un altro biscotto proteico, giusto in caso. Questi qua sono dei drink dell'Alpro, che sono molto buoni, li hanno in vari gusti. Ah sì, abbiamo banana e vaniglia, anche se in realtà non li beviamo moltissimo. E poi proseguendo lì c'è altro cioccolato, come vedete, cioccolatini, gianduiotto, e lì c'è un altro pacco di cioccolato. Ah, poi qua la parte migliore, i burri di frutta secca. Abbiamo recentemente fatto un ordine della Vilgain, che è un negozio cieco. Questo qui è burro di anacardi, che è il mio preferito in assoluto.
Poi lì abbiamo burro di mandorle, come vedete, e dietro burro d'arachidi, peanut butter. Ma ne abbiamo anche un'altra confezione qua che abbiamo comprato, perché ne la mangiamo sempre. E questo qui invece è burro di anacardi. Comunque amiamo questi burri di frutta secca spalmabili perché sono davvero buonissimi e super nutrienti. E devono essere sempre 100% frutta secca, senza zuccheri né nient'altro di aggiunto, perché altrimenti non ci piace. E poi abbiamo del cacao amaro in polvere per i dolci. E poi delle varie marmellate e marmellatine che utilizziamo spesso sul pane. Poi vabbè, qua ci sono le teglie per cucinare tutti i miei dolci. Proseguendo nello scaffale superiore abbiamo cranberries, quindi sono tipo mirtilli, se tipo uvetta, non so in italiano come si dica onestamente. Mango essiccato, che è una mia recente scoperta e devo dire che mi piace moltissimo, ve lo consiglio. Se non l'avete mai provato, provate il mango essiccato, è davvero buonissimo, senza zuccheri, è un dessert sano. Poi datteri, ne abbiamo preso un chilo, ma questi qua sono quelli secchi che utilizzeremo per fare le barrette in casa, perché abbiamo comprato un mixer e non vediamo l'ora di usare. Poi tantissima pasta, farfalle, spaghetti, pennette. Queste qui sono tipo, non lo so, non so come si chiami onestamente. E pasta per lasagne, perché spesso io faccio le lasagne. Poi qua invece abbiamo i fiocchi di avena, che utilizzo per fare il porridge a colazione. Questo qui è un muesli alla frutta. Onestamente non compriamo mai biscotti o cereali fatti, diciamo, industriali. Però questo muesli è molto buono perché senza zuccheri aggiunti, è biologico con la frutta, quindi spesso nello yogurt lo mettiamo. Poi qua altri fiocchi di avena, perché non bastano mai. Queste sono pomodori, tipo sì, passata di pomodori probabilmente. Miso, che probabilmente sapete cos'è, che utilizziamo, devo dire, poco. E poi questi qua sono dei fiocchi di alga nori, che utilizziamo per marinare il tofu affinché abbia un sapore di mare. Quindi questa qua prima non reparto pasta, fiocchi di avena, cose varie. Lì ci sono anche degli spaghettini di riso, che però non si mettono a fuoco. Ma c'è una cosa che voglio farvi vedere, ovvero questa, che l'ho già mostrata, che è l'alga kombu. Praticamente è un'alga che si mette nell'ammollo dei legumi e nella cottura dei legumi per eliminare gli antinutrienti. Già ve ne ho parlato una volta, ed è molto molto comoda e utile perché appunto rende i legumi molto più digeribili. Ultimo scaffale, ma non per importanza, comincia con lui. Il lievito alimentare è un insaporitore, un lievito di birra disattivato che quindi non lievita, ma che è usato nella cucina vegetale per dare il sapore di formaggio, quindi va messo nella pasta, in qualsiasi cosa vi potete immaginare va del formaggio, potete usare il lievito alimentare Skye. Che ve lo consiglio moltissimo se non avete mai provato, perché dà un sapore davvero particolare. Poi questa qui è la zona più o meno dei cereali. Già abbiamo visto giù la pasta, ma qui abbiamo couscous, abbiamo il riso, la quinoa, che ci piace moltissimo. Poi abbiamo lì altri ceci secchi, altre lenticchie, sia rosse che lì, ci sono quelle normali. Fagioli mungo, che sono questi fagioli molto molto piccoli, che solitamente facciamo germogliare, quindi non cuciniamo ma teniamo in ammollo fino a quando non germogliano, si possono mangiare crudi una volta germogliati. E poi lenticchie nere, tutti i tipi di legumi possibili e immaginabili noi ce l'abbiamo. Poi abbiamo tofu vellutato, che è un prodotto che ho scoperto da poco, che in realtà è molto molto diciamo versatile, per così dire, perché può essere usato sia nelle ricette salate sia in quelle dolci. Vi lascio magari in descrizione qualche ricetta, ma se lo frullate con del cioccolato fuso e lo lasciate in frigo in dei contenitori, diventa un budino proteico ottimo. Poi proseguendo oltre, qua abbiamo i nostri latti vegetali, sia di soia che di avena. Di soia è più proteico, di avena è più buono da bere, quindi prima noi lo alterniamo. Qui abbiamo un prodotto che abbiamo provato, sperimentato da poco, che sono proteine di canapa. In realtà abbiamo realizzato che è un poco inutile, perché basta semplicemente mangiare i semi di canapa piuttosto che comprare questi prodotti che costano un sacco e c'erano 100% canapa. Però sono delle proteine naturali, perché sono 100% appunto proteine della canapa, e contiene 48 grammi di proteine per 100 grammi, se si vede. Non ha sapore, quindi per fortuna non ha quei sapori disgustosi, chimici, delle proteine in polvere, ma è un prodotto naturale, ma non penso che lo compreremo più, piuttosto che compriamo direttamente i semini. Poi abbiamo farina di ceci, che è anche un altro modo per consumare i legumi,
con le quali io ci faccio solitamente le frittatine di ceci che avrete visto sicuramente in qualche mio video in precedenza. Poi lì abbiamo un angolo con delle proteine in polvere che vi farò un discorso a parte tra qualche secondo. Poi qui abbiamo farine sia normale per fare il pane, questa qui invece è farina di mandorle per i dolci, poi farina normale lì per fare i dolci, quindi è farina integrale, e le fette wasa che ci piacciono anche abbastanza. E infine il caffè, caffè direttamente dalla Coop italiana. Ultima sezione, le noci, la frutta secca. Qui abbiamo noci pecan, noci brasiliane, anacardi, arachidi e qui frutta secca mista, che consumiamo davvero quotidianamente e che è il nostro snack preferito. Parentesi sulle proteine in polvere. Se si assumono abbastanza calorie e si varia la propria alimentazione, è completamente possibile assumere abbastanza proteine in una dieta vegetale. Infatti le proteine in polvere che abbiamo qui in casa non sono un alimento che consumiamo quotidianamente, ma soltanto occasionalmente e in casi specifici, per esempio quando viaggiamo, quando ci va uno smoothie con una banana, del latte di soia e un po' di proteine in polvere, semplicemente per renderlo più nutriente e per dare un sapore migliore. Molte persone pensano che essere vegani vuol dire riempirsi di integratori o proteine in polvere, ma non è assolutamente così, perché infatti è possibile ricavare tutti gli amminoacidi essenziali dalle piante, dai vegetali, ma ripeto che le proteine in polvere non sono indispensabili e potremmo benissimo farne a meno. Il tour della nostra cucina è finito, ma io ho ancora qualcosa da dirvi. Intanto che spesso compriamo il pane fresco dal panificio e lo teniamo in dispensa, però purtroppo oggi non l'avevamo. Un'altra cosa è che con tutti gli alimenti che abbiamo visto è assolutamente possibile avere un'alimentazione bilanciata e ricavare tutti i nutrienti di cui abbiamo bisogno. Infatti è possibile dividere questi cibi che abbiamo visto in diversi gruppi alimentari. Abbiamo i carboidrati, che possono essere, come abbiamo visto, la pasta, il riso, il pane, le fette wasa, la quinoa, il couscous e gli altri cereali in chicco. Le proteine, tutti quei legumi che abbiamo visto, sono tantissimi, abbiamo visto le lenticchie, i ceci, i fagioli bianchi, i fagioli mungo, le lenticchie nere, il tofu, quindi i derivati della soia, il tofu, il tempeh e anche la bevanda di soia, lo yogurt di soia, sono tutti cibi ad elevato contenuto proteico. Poi abbiamo i grassi, quindi la frutta secca, gli oli, i semi e i burri di frutta secca, che come avete visto ne abbiamo moltissimi. Poi abbiamo le vitamine, quindi frutta e verdura, ma anche altri alimenti particolari sono i semi di lino, per esempio, che contengono gli acidi grassi omega 3, che sono indispensabili da assumere, davvero molto importanti. Quindi attraverso un'alimentazione così varia e bilanciata si possono assumere tutti i nutrienti di cui abbiamo bisogno. L'importante è appunto essere consapevoli di quello che mangiamo e renderci conto che basta fare qualche piccolo abbinamento per avere anche un apporto nutrizionale elevato. Per esempio, per assumere il ferro e in maniera più efficace possiamo mettere un po' di succo di limone appunto sui nostri spinaci, perché la vitamina C migliora l'assorbimento del ferro. Adesso molto velocemente voglio descrivervi come noi creiamo i nostri pasti. Scegliamo come base un carboidrato, per la colazione può essere l'avena o il pane, per i pasti come pranzo e cena può essere qualsiasi cosa che vi ho scritto prima, quindi pasta e riso per esempio. Poi abbiamo una proteina, a colazione nel porridge spesso uso le proteine in polvere, ma non sempre, e per i pasti principali appunto un legume o un derivato della soia, e poi abbondare con tanta frutta e verdura che sono alla base della nostra alimentazione e che appunto consumiamo in qualsiasi pasto. In questo modo è possibile creare sempre ricette nuove, bilanciate e nutrienti. Detto questo, io spero che il video vi sia piaciuto e che vi sarà utile. Fatemi sapere nei commenti cosa ne avete pensato. Prima di lasciarvi, intanto vi ringrazio di essere qui con me fino alla fine e poi vi ricordo di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video e supportarmi con un pollice in su. Noi ci vediamo molto presto in un altro video. Ciao!